Nuovo appuntamento con Calabria tutto l'anno, il magazine dell'Altro Corriere che vi tiene compagnia in questa lunga, lunghissima estate calabrese. Come sempre, alla scoperta dei borghi, ma anche alla scoperta di tutti quegli spettacoli che animano, finalmente sono tornati ad animare le estati della nostra regione. Il nostro viaggio però parte come sempre da un luogo che abbiamo scelto, una tappa iniziale. Oggi nel Crotonese partiamo da Cirò e dalla visita al suo castello. Siamo nel castello di Cirò del 1496, opera di Carafa. Successivamente abbiamo avuto le famiglie Spinelli, poi abbandonato e acquisito dalla famiglia Giglio. Oggi appartiene al comune. Ci possiamo soffermare soprattutto nell'atrio, dove è configurata una stella a 9 punte interna e 8 punte esterna. Secondo alcuni studi si potrebbe trattare di una meridiana di una rosa dei venti, anche se ci sono altri studi ancora poco chiari. Invece qui nella stanza dei Normanni, visto che il castello è ancora antecedente, è dell'anno 1000 circa, questa è la stanza dove i Normanni mangiavano o si riposavano e nel frattempo disegnavano alla parete ciò che avevano fatto, raccontavano il mare. Possiamo trovare disegni di pesci, delle navi che avevano, c'è rappresentato un sole, quindi una giornata splendida che avevano trascorso, le impalcature che c'erano sulla nave, c'è la prua con un uccello che porta una corona sulla testa, una vela che ha forma di foglia e tante altre tante immagini che rappresentavano appunto i marinai normanni. Da Cirò e dal mare meraviglioso del Crotonese ci spostiamo alla montagna, ai monti dell'Aspromonte. Andiamo a Bova, dove si parla ancora il greco calabrese. Bova, Gallicianò, Condo Furi sono dei luoghi che davvero vi invitiamo a visitare. Si possono scoprire delle meraviglie incredibili, paesaggi mozzafiato e poi una cultura, quella della Calabria grecanica, che merita sicuramente di essere approfondita. E noi partiamo da Bova per farvi
conoscere le meraviglie di questo centro, di questo piccolo borgo nel cuore dell'Aspromonte. Il quartiere ebraico di Pirgoli è stato individuato attraverso delle fonti storiche riguardanti la fine del XIV e il principio del XV secolo e hanno permesso di individuare un vero settore urbano che è identificabile come una giudecca. Giudecca, tra l'altro, insomma, che contava una trentina di persone e probabilmente perfettamente integrata nel tessuto urbano, ma che a sua volta ha poi subito questo grande problema che ha interessato poi l'intera cristianità occidentale e quindi le ripercussioni dell'antigiudaismo che si venne a creare con i re cattolici spagnoli. Cosa che portò poi all'abbandono della Giudecca e alla definitiva cacciata degli ebrei nel 1541 ad opera di Carlo V. Per noi quindi la Giudecca non è soltanto un tassello della storia di Bova, è un momento importante di incontro di culture diverse. Sappiamo appunto che questi ebrei parlavano il greco, così come è manifestato anche in altre giudecche calabresi, ma è anche un'occasione per parlare di sincretismi culturali e soprattutto di parlare di quelli che sono problemi anche molto attuali, quindi il razzismo e soprattutto di parlare di integrazione. Quindi la Giudecca Bova è sicuramente qualcosa che va al di là della semplice valorizzazione di un quartiere urbano che nel tempo ha seguito un percorso di riqualificazione così come l'intero borgo. Vi raccontiamo spesso e volentieri le storie di chi decide di rimanere in Calabria, degli imprenditori che qualcuno definisce coraggiosi, altri resilienti. Semplicemente sono dei giovani, delle giovani donne, dei giovani uomini che scelgono di fare impresa qui nella nostra regione. Magari hanno studiato fuori regione o anche all'estero, però poi la voglia di tornare, di realizzare qualcosa di concreto nella loro terra d'origine è più forte di qualsiasi ostacolo. È il caso dei ragazzi di Nido di Seta, che nel Catanzarese hanno ripreso un'antica tradizione, quella della gelsibachi coltura. Noi li siamo andati a trovare.
Domenico Vivino, faccio parte di Nido di Seta, una giovane realtà che è nata da pochi anni qui in Calabria e ha deciso di riprendere una delle storie più antiche, una delle tradizioni più antiche della Calabria, la Gelsi Baiocoltura, e ne sta facendo il proprio futuro, per l'azienda stessa ma anche per tutto il territorio. Noi partiamo dalla terra, partiamo da una coltivazione di gelsi di proprietà comunale che abbiamo ricevuto in concessione, in quanto era un territorio in disuso, e quindi stiamo cercando di rivalorizzarlo. Partendo appunto da questa coltivazione di gelsi, seguiamo tutta la filiera che passa attraverso l'allevamento del baco da seta e attraverso il bozzolo poi arriviamo a realizzare il prodotto finito, quindi la filatura della seta dal bozzolo, per poi arrivare ai prodotti finiti, quindi alle sciarpe, alle cravatte, ai monili, un sacco di prodotti. Le tinture dei tessuti sono esclusivamente frutto di pigmenti naturali del territorio. Pensiamo ad esempio alla cipolla di Tropea, all'uva di Cirò, a radici, fiori, piante, insomma tutto quello che ci offre la natura viene trasformato poi in dei colori fantastici nel rispetto dell'ambiente, quindi senza coloranti chimici nocivi per la nostra salute. Il Nido di Seta è formato da tre ragazzi calabresi che sono rientrati nella propria terra con una sfida ben precisa, quella appunto di rimanerci e di non emigrare per appunto motivi professionali. Quindi questa è una storia anche di ritorno per dare un contributo a quella che è la nostra terra natia. Ricordiamo che Catanzaro, la Calabria tutta, fino al 1700 è stata capitale europea della seta, quindi i paesini che ruotavano attorno, come San Floro, erano paesini a vocazione agricola che comunque si occupavano della parte primaria di questo settore, quindi coltivavano il gelso, allevavano i bachi da seta e poi diciamo i bozzoli che venivano prodotti venivano inviati nelle filande catanzarese, dove da qui venivano trasformati prima in filato e poi in tessuto. Per eccellenza il tessuto più famoso era il damasco catanzarese, che veniva esportato in tutta Europa, specie nelle corti francesi. Ed ecco per questo motivo San Floro, ancora fino al i primi del 1800, da quello che ci dicono i documenti storici, produceva qualcosa come 15 quintali di bozzolo. Noi siamo partiti da questi documenti storici per ricostruire il nostro presente e il nostro futuro.
Vi raccontiamo spesso di una Calabria che sorprende per l'incredibile possibilità di scelta per i viaggiatori, che ormai, lo sappiamo, sono a caccia di una vera e propria esperienza, non si accontentano, tra virgolette, più del mare o della montagna, di sostare per ore in spiaggia o di una passeggiata all'aria aperta. Vogliono di più, e in Calabria è possibile sicuramente anche dare spazio, dare sfogo alla propria voglia di libertà e alle passioni dello sport outdoor, lo sport all'aria aperta, come accade nella valle del fiume Lao. Vediamo. Calabria, regione straordinaria. Vanta un patrimonio archeologico di notevole interesse e la sua storia è millenaria. Ma c'è un luogo che la rende ancora più bella. La valle del fiume Lao. Spettacolare e bellissima vallata, meta di sport e attività all'aria aperta. Qui tutto è natura. Ma anche storia, cultura. Puoi liberare la tua voglia di avventura e divertimento per vivere un'esperienza unica. Questa è la valle del fiume Lao, terra degli sport all'aria aperta. CNN, BBC, New York Times e ovviamente le testate nazionali. Tutti si sono innamorati della Calabria e molti si sono accorti delle bellezze della nostra regione. Noi che da anni lavoriamo in questo senso non possiamo che essere contenti e soddisfatti. E allora vi presentiamo un ultimo lavoro che è stato realizzato sulla Calabria, una guida meravigliosa, si chiama Lonely Planet. La vediamo insieme. Dalle basse baie sabbiose alle falesie ripide che si gettano in picchiata dentro acque turchine, non c'è probabilmente sfaccettatura dell'ambiente mediterraneo che non si possa incontrare nel litorale calabrese. Quello che vi mostreremo è solo un piccolo assaggio di tutto questo. La Calabria è una terra da scoprire. Noi abbiamo scelto però di partire dal luogo che conoscono tutti per iniziare il nostro viaggio. Anche a Tropea, infatti, con gli occhi giusti, c'è spazio per l'insolito.
Si pensa che Tropea sia un po' come un Luna Park, che apre a Pasqua e chiuda durante l'inverno. Non è assolutamente vero, c'è un sottobosco di attività che freme continuamente, che porta avanti l'identità di Tropea. Il biglietto da visita della Costa degli Dei è Pizzo, che si trova appunto arroccato su un pizzo roccioso. Qui è stato creato uno dei più importanti dessert italiani, il tartufo gelato. Il tartufo classico è quello nero e la variante più famosa è quella bianca. Ma qui a Pizzo ne esistono molte versioni, al caffè o addirittura con un prodotto tipico calabrese che è il bergamotto. Le spiagge di Capo Vaticano sono certamente fra le più belle della Calabria. E si può fare il bagno proprio con i pesci. A nord di Capo Vaticano c'è questa scogliera di pietra arenaria che dà un colore diverso alle acque. Ci troviamo nella zona detta di Torre Marino o di Formicoli. A pochi chilometri dalle spiagge di Capo Vaticano si trova il sito rupestre di Zungri. Si suppone addirittura una sua parentela con siti ben più noti come Matmata in Tunisia o addirittura Petra in Giordania. Chi viene a Zungri si porta via un ricordo della Calabria sconosciuto, la parte culturale, la parte antica, la culla della Calabria. Il vostro itinerario alla scoperta dei mari della Calabria non può che passare per Tiriolo, nell'entroterra. Questo è detto il paese dei due mari, infatti dalla cima del borgo con un solo sguardo si spazia dal Tirreno allo Ionio. Coppa Bay sarebbe la baia di Copanello. A pochi metri abbiamo le vasche di Cassiodoro. I surfisti qui ci sono da tantissimi anni, oltre forse 30 anni. Naturalmente le onde durano soltanto l'inverno, poi d'estate facciamo wakeboard, facciamo windsurf, facciamo SUP, anche kayak. Il mare calabrese, questa volta lo Ionio, ci ha portato a Badolato, un luogo straordinario con quasi 1000 anni di storia e una storia straordinaria, un simbolo di rinascita per questa regione. I tesori della costa ionica non sono solamente le sue spiagge e le sue baie, ma anche il parco archeologico di Scolacium, uno dei tanti parchi archeologici della Calabria. Questa è la basilica bizantina normanna del XII secolo, ma ci sono anche teatri romani, un foro romano molto ben conservato e un anfiteatro. C'è chi dice che la Costa degli Aranci sia il tratto più bello della costa ionica. Noi lasciamo a voi il giudizio. Di certo, tanto sullo Ionio quanto sul Tirreno, collezionerete ricordi indimenticabili. E con questo è tutto, l'appuntamento con Calabria tutto l'anno termina qui, ci rivediamo ovviamente alla prossima puntata. Vi ricordo che potete rivedere tutte le puntate di Calabria tutto l'anno sul nostro canale YouTube dell'Altro Corriere TV e ancora potete seguirci in streaming su corrieredelacalabria.it e l'altrocorriere.it. Ci aspettiamo anche le vostre segnalazioni sul nostro profilo Facebook. Insomma, rimanete connessi perché da noi è Calabria tutto l'anno.